Di origine preistorica risalente alla civiltà villanoviana, Carpi era inizialmente un borgo medievale, probabilmente ricostruito come città fortificata, Castrum Carpi. Nel 1331, infatti, Giovanni di Lussemburgo concesse a Manfredo Pio l'investitura del feudo di Carpi. La basilica cattedrale di Santa Maria Assunta è il Duomo di Carpi. La costruzione della chiesa iniziò nel 1514 su impulso del principe Alberto III Pio. L'edificio fu consacrato nel 1791 dal primo vescovo Monsignor Francesco Benincasa. La facciata fu completata nella seconda metà del XVII secolo con linee barocche, pregevoli le opere d'arte e di arredo che arricchiscono le cappelle e gli altari, con dipinti seicenteschi dovuti tra gli altri a Teodoro Ghisi, Matteo Loves, Luca Ferrari, Giacomo Cavedoni. L'interno a tre navate rispetta la progettazione rinascimentale dovuta a Baldassare Peruzzi e derivata dalla Basilica di San Pietro in Vaticano. Cupola costruita nel 1768 fu abbassata nel 1771 per ragioni statiche.